Se nei video precedenti avevamo la delicatezza, la femminilità di Mara Sattei, sì, effettivamente oggi siamo da tutt'altra parte. Siamo nella zamarraggine romana e niente, due lati opposti. Vediamo cosa ha combinato Ernoiz, perché non è Noiz Narcos, ma è Ernoiz. E niente, sono curioso, nonostante sia uno di quei big che io non ho mai ascoltato più di tanto, ma comunque mi incuriosisce il disco. In tanti me l'avete chiesto, perciò si fa. E ragazzi, entro e vediamo se godiamo anche oggi con un po' di buona musica. Vai! Wow, gente, bentornati nel canale, qua è Dani, oggi siamo qui in questo nuovo video, Noiz Narcos. Come ho detto in intro, è uno di quei big che non ho mai apprezzato tantissimo perché il romanaccio così, il rap romanaccio così, che è tanto forte, tanto figo, non lo metto assolutamente in dubbio, ma per gusto personale non mi fa impazzire, impazzire, non è che mi metto lì e me lo ascolto. È capitato più di una volta con qualche traccia, però in questo ultimo periodo poco niente, quindi ecco, metto un attimo mani avanti, però sono comunque curioso perché appunto in tanti me l'avete chiesto. Vi ho messo la storia su Instagram dove vi chiedevo se volevate appunto la reaction all'intero disco, in tanti avete risposto di sì, tipo il 90%, e inoltre all'interno di questo video troverete le vostre considerazioni riguardo questo disco, quindi se volete comparire anche voi a video basta andare su Instagram, seguirmi, e appunto là, quando metterò appunto le storie inerenti a cosa ne pensate dei dischi, scrivete la vostra. Abbiamo in tutto 16 tracce, so che la prima e l'ultima ma sono esclusive dei CD vinili e ste cose, quindi pazienza, non l'ascoltiamo e andiamo diretti con la prima traccia che è Uomo a Terra. Colpo di scena, ogni cambio di scena, girati di schiena, i gregari riuniti per cena, questi scossi sono tanti, gli insegni a campà, figlio delle strade della mia città, immortale, immorale, sì, immortale, immorale, al tuo funerale. Minchia però. Non lo vedi in Insta. Quando finirà sta traccia tu rimetti play. Dammi in onda, batter Chuck Moore. Vivo per sta roba che si non memore. La terra, esce il corpo da una parte. Minchia Night Skin. Io mi canno a terra, fumano nel sottoscala. Madonna. Dove sono cresciuto non cambio bandiera. Night Skinny, ragazzi, Night Skinny. Vabbè, ok, allora, tanta roba perché anche qui forse partivo con un'idea di disco. Io Noiz Narcos, come dicevo prima, lo ascoltavo ogni tanto, ma non l'ho mai seguito in modo assiduo, ok? Quindi conosco e non conosco. Non ho neanche avuto purtroppo, e vi chiedo scusa, tempo di ripassarmi qualcosa di suo in questi ultimi tempi perché sono stato abbastanza occupato. Però sì, avevo un'altra idea di magari suono. Qui abbiamo del bel rap, rap fatto da Dio, perché è fatto da Dio oggettivamente, non puoi dirgli niente. Ned Skinny che fa delle produzioni minimali ma efficaci al 200%. E niente, dai, lo sto vedendo anche già in modo diverso il suo parlare romano in mezzo alle barre, e nel complesso lo apprezzo. Devo solamente un attimo passare questo mini pregiudizio che c'ho, ma una cazzata, niente di che. È che la roba un po' rude così, mi piace, non mi piace, ma devo solamente farmela passare perché sta roba qui è tanto tanto figa. Dopo la traccia numero 1, ovviamente abbiamo la numero 2, e in questo caso è quella che dà il nome al disco. Quindi, pezzo numero 2, Virus, Prod Sine. Pare di sta Compton. Fumo la mia homegrown. Quando passi da ste parti sei combatti in colpo. Su sto scelto il grigio di sta città matcha col mio nero. Gioventù bruciata e te suona gangsta shit. Drive by in South Central, ogni barrate sventa. C'è i ragazzi della lista e trama grande. Vabbè, vecchia scuola. Veramente noti, dei commissariati. Con i miei homies, non penso pesante. Al ristorante tutti in tinta come i Black. Sì, sì, scrivi là sui vetri della metro con la pietra punta. Si casa il killer. È figo. Tutti i personaggi di rilievo. Questo è meglio. Ok, piano piano me la sto facendo passare. È che io, essendo un po' più ragazzetto rispetto a quelli che sono cresciuti con Noiz, da lontano anno che fu, allora qui non è proprio una questione di non capire la forza e la fotta e la bravura di Noiz,
Kids è che proprio dalla mia età, ho 21 anni, sono abbastanza giovane rispetto a quella che più o meno è la sua fanbase, credo. È un tipo di rap che riconosco essere figo, riconosco essere forte, ma proprio faccio un po' fatica a farmelo piacere a dovere. Ho un po' questo mezzo limite, però vorrei riuscire a farmelo piacere, perché sta roba qui è tamarra, ma è, non lo so, è rap, cazzo, è rap. Devo essere nel mood, devo impegnarmi ad essere nel mood. Mi dispiace più che altro per voi, magari quelli che sono affezionati a Noize e che ci fottono a pieno con sta roba. Io sto cercando di fotterci, devo abbattere sta barriera che c'ho. Io purtroppo, ragazzi, essendo entrato nel mondo rap nel 2015, quando c'erano Jam e Mad che facevano quelle rap, però i suoni un pelo più moderni, e io sono cresciuto con quel tipo di rap, quindi un qualcosa del genere che va a ricalcare tanto quello che è stato il vecchio stile mi piace, però ti dico sì, figo, ma non mi dice abbastanza come dovrebbe, ok? Però dai, ci impegniamo, siamo qui apposta. Pezzo numero 3, Volante 4, feat Ketama 126 e Franco 126. La tua attenzione è una prefazione. Ho perso il lume, guardami guidare col ginocchio mentre leggo la cartina. Ogni giorno mi hai vissuto senza un'escalation di violenza. Amare fantascienza, la gang dell'odio e dell'amore. Roma è il filo conduttore nel disagio come nel tenore. C'ho una scrittura figa, però ti amo. Proprio qui dietro di me, finché senti click poi back. Mi trovi ancora tutto il giorno in quella piazza. Faccio questa vita e non mi fotte di quell'altra. Voglio appena mettere i soldi nella banca. Meglio il secondo ritornello del primo, mi suona meglio. Meno un quarto di luna, un quarto a luna. Il freddo punge, questa attesa si preannuncia lunga. Se ne resteranno sempre grigi, anche se hanno passato un'altra mano di vernice. Bella questa. Ok, questo pezzo qui si allontanava un pochino dai due precedenti. Era una roba già più diversa. Vi dirò, Ketama ultimamente lo stavo tanto rivalutando. Mi stava piacendo già di più nel disco di Sick Luke, come in quello anche di questo, se non ricordo male. Qui invece non ci ho fottuto tantissimo. Mi è piaciuto nel ritornello più o meno dalla metà. L'ho apprezzato poi nel secondo ritornello, non tanto nel primo. Di Noize mi piace parecchio il come scrive. La scrittura di Noize è davvero figa. Una barra che mi è piaciuta molto invece di Franco 126 è quando ha detto: ste palazzine resteranno sempre grigie anche se hanno passato un'altra mano di vernice. Quella lì è molto carina come barra. Sono due barre molto carine. Che nonostante le palazzine siano sempre un po' grezze, un po' sporche, pure se le ripulisci hanno comunque ancora quel significato. Anche se sono più belle esteticamente, rimangono sempre le palazzine. Non c'ho altro da dire, purtroppo. Sono ancora in quella fase lì dove sto cercando di apprezzare appieno questa roba qui. È un suono un po' distante da quello che sono abituato a sentirmi io. Più un tipo di rap distante da quello che sono abituato a sentirmi. Più che altro non vorrei creare fraintendimenti, è proprio una questione di gusti. Preferisco un rap, come vi dicevo prima, alla Jam, alla Night, a Madman, Vegas. Questo è un tipo di rap vecchia scuola che cazzo, vi giuro, mi dà fastidio non apprezzare. Non è che non capisco un cazzo, è proprio una questione di gusti personali e un po' limiti, ma comunque sto ascoltando e sto cercando di apprezzare e di comprendere. Quindi ecco, casomai voi nei commenti scrivete la vostra, ditemi cos'è che vi piace particolarmente di questo tipo di rap, così creiamo anche un confronto. E ora, pezzo numero 4, stiamo parlando del numero 4 del disco di Noize Narcos, Virus, parliamo di Cry Later, feat Sfera Ebbasta e Luque, vai. Prod Night Skinny e Drillionaire. Ok, bella. Bello. Bello. Questa mi piace già di più. Ok. Ma sceso a compromesso, ma se l'avessi permesso, avrei tradito me stesso. Bello.
Bello. E questa è già diversa dalle altre. Questa la apprezzo già di più. Bella, bravo. Bello. Questa mi è piaciuta molto. Bellissima la base, tra l'altro. Ecco, questa è roba che apprezzo già di più, a partire dalla base, ma anche il come si sono messi sul beat. Il flow che hanno usato, la scrittura che hanno usato, la tecnica che ci hanno messo, era già diversa, ok? Era un qualcosa con cui ho fatto già di più. E infatti mi è piaciuto molto. Tra l'altro vorrei anche dire Gigi Sfera... Uno intanto per il marmocchio, marmocchia che uscirà fra qualche mese, quindi congratulazioni, è molto molto bella come cosa. Ma a parte questo, mi è piaciuto il come ha gestito il ritornello. Ha usato l'autotune, ok, ma l'ha usato bene e ci stava con la base, ci stava con il tutto, nel complesso era bello da ascoltare, era diverso da quando magari mi viene da dire che schifo, ok? Quindi bene, bene così, è già la seconda di fila che apprezzo di Sfera, quindi ok, ha preso una strada un po' più giusta, ecco, diciamo solo quello. Bellissime, tante barre di noise, le prime volte sei violento, irruento, quando inizi a fare l'amore smetti di scopare, pensi che sta merda è un funerale, smetti di giocare, tanto roba la scrittura di Noiz, i testi sono davvero molto belli. Luque pure, tanta roba anche lui con il testo. Cantiamo in coro canzoni che accompagnavano un sogno, siamo noi il futuro adesso, ho un ricordo di quando ero depresso, poi fermato un gesto, un viso spento si è riacceso, mai tradito nessuno, mai sceso a un compromesso, ma se l'avessi permesso avrei tradito me stesso. Chapeau a tutti e tre. Bene, ok, il mio animo si è un po' risollevato, ho già più fiducia per il resto delle tracce. Dai, pezzo numero 5, Welcome Back, feat. No, cara. Spero di averlo detto giusto. Io sul divano penso male, un altro giorno e te l'amo. Sogno in mappare una madonna. Ok. Non passa in piazza Prealpi, che è una bevuta sicura. Lo tira sul pischello, gira senza sicura. Fanculo stronzo, non ci vado dentro. È sempre tutto sbagliato, sempre fanculo allo stato. Spero che non ti schiacci. Che beat, cazzo. Ok. Che figo, che figo. Vabbè, che cazzo è. Bello. You already know, man. This the official Lex Diamonds right here. For noise narcos, we're shaking. Che figo. We do, we get money all over the world, kid. Noise narcos, the family one. Figo, 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 figo. Cosa cazzo era? Cosa di Roblox? ok, qui... Passetti indietro da parte mia. Suoni così, beat del genere, beat vecchia scuola, ma hip hop, ok? Quelle rap, non rap del 2000, ancora prima, ok? Non dico il primo, però giù di lì. Quello lo apprezzo già di più invece, non lo so, qui c'era una produzione diversa dalle prime tre. Erano rap anche quelle, ma questa aveva un animo diverso, era proprio hip hop. E mi è piaciuta un macello, quindi grande Night Skinny, ma vorrei dire una cosa, ok? Ultimamente abbiamo visto tanti rapper big della nostra scena italiana collaborare con artisti di fama mondiale, vengono dall'America o comunque gente che l'hip hop l'ha creato per certi aspetti, il rap l'ha creato, prendendo Gue o prendendo anche Noiz adesso. Vorrei farvi notare quanto questi featuring sembrano molto più sinceri rispetto ai featuring che quelli della nuova scuola fanno adesso con quelli dell'estero, per la maggior parte. Noto questa cosa perché nelle strofe di gente come io ho paura di dire questo nome, vi giuro non so se è corretta la pronuncia, però gente come lui o gente come Rick Ross, a me sembra che abbiano fatto strofe più sincere, ok, su questi pezzi qua, insieme ai nostri big italiani della vecchia scuola. Ho questo presentimento qui, ho sentito questa cosa, anche perché se vediamo la strofa è anche abbastanza lunghetta, ha fatto anche un outro molto bella, e poi ragazzi sta gente qui ha il rap che scorre nelle vene, poco da fare. Congratulazioni a Noiz.
per questo pezzo qua, perché insomma è comunque, immagino, un onore avere un soggetto del genere dentro il disco. Ci stavano anche bene insieme loro due come accoppiato, quindi tanto meglio. Niente, dai, ok, sono due di fila che prendo bene. Perfetto così. Passiamo alla numero 6 e qui mi sento una cosa già un po' diversa forse, oppure un Coez che torna agli albori, non si sa. Pezzo numero 6, Spine feat. Coez. Ora voglio un Coez che rappa in modo tamarro, vi prego. Si al centro del mio cuore come una spina. Sente bene, okay, le cuffie mentre rapina. I soldi vengono, i problemi vanno, i problemi vengono. Pensi, okay, che non scherzi, io ho fatto tardi, amo, ma non arrestato. Bella con una pistola in mano. Brividini sul pisello. Bello, cazzo. Bella come una pistola in mano. Io non so l'amore cosa vuol dire. Non esco a fare dopo due bire. Bello, non bravo. I soldi vengono, i problemi vanno, i problemi vengono. Bella sta cosa, molto bella. Molto bella questa. Bello. Pezzo love, però di quelli che ti colpiscono l'animo dentro lì, pezzo di merda. Sono quei pezzi che giusto con un paio di parole ti entrano lì nel cuore, nei sentimenti, ti fanno soffrire e piangere come un figlio di puttana. Mi ha particolarmente colpito la barra "ho fatto tardi, amo, m'hanno arrestato". Io sono uno che immagina le cose mentre le sente, nel senso, quando spesso ci sono canzoni del genere che raccontano magari un qualcosa in certi tratti, mi immagino la scena e non lo so, colpisce ancora di più. Poi tra l'altro il ritornello di Coez è delicato ma potente allo stesso tempo. Fico, fico, figo. Qui avevamo anche un pezzo dal beat trap, tra l'altro. Sì, ne ha fatto un beat trap qua, ma anche quello lì delicato o comunque essenziale, non ha strafatto, è giusto per il pezzo, quindi ottima produzione. E anche qua ho apprezzato molto di più il flow di Noiz, quindi contento davvero. Scusate, mi sono emozionato, ho visto il featuring del pezzo che sta per arrivare. Io so già che qui non ci capirò né merita minchia, ma sarò contento perché nel featuring abbiamo Juliet e il pezzo è il numero 7, Foot Locker. Vai. Già li sento entrambi che... La Madonna piange, un ecco, film gange, coi cadaveri a mollo, nuovi filmati. Bello. No panic, junk food, organic, pietre d'oro strette nelle mie mani. Guardavo dallo stroncino che dovevi nascere, diffidando del vicino. Young vet, sempre sopra il blocco, in jeans e black hat. Rapper, che cazzo sei? Fumo la carriera tua dentro un braciere. Fammi controllare sti diamanti. Fumo caselle per Napoli, poppi ci fa casare la nuova vita. Voi siete ironica, non siete iconica, c'è. Cazzo con me nel dottore, dico codice, però mai cazzo sta macchina in aile. Fatti one street every day, c'è che dimensio, better fight. Make money for my homie, verità. Mamma mia. Cuscindurine gialla. Vabbè, ormai ragazzi, sono entrato nel mood del disco. Se nelle prime tre tracce facevo un po' fatica, adesso sono diventato anche un romanaccio tamarro e vi prendo tutti quanti a pizze. Ok, bene, bene così. Ok, abbiamo preso la strada giusta, il mood giusto, bene. Vabbè ragazzi, io credo che Joliet ormai sia classificabile come uno dei rapper più forti che abbiamo in Italia, appunto, perché ogni volta puoi anche non capirne una minchia, però senti che suona da Dio e senti che è forte. Magari non sta dicendo un'emerita minchia, però ad orecchio proprio, il come massacra la tecnica in senso positivo è qualcosa di clamoroso, è davvero clamoroso sto ragazzo qua. Il napoletano aiuta moltissimo, ok? Come lingua il napoletano aiuta tanto i rapper, insomma. E poi se sei Joliet, lo sai fare da Dio, hai vinto. E infatti, dai, sto apprezzando il rap un po' più crudo di Noiz. Magari poi mi faccio anche un salto nei dischi precedenti, mi ascolto qualcos'altro, perché ammetto che mi sto incuriosendo parecchio. E adesso mi sa che da una traccia rap un po' più cruda e romanaccia passiamo a qualcosa di un pelo più moderno, perché dentro vedo due che, insomma, forti sì, però da capire il suono che verrà fuori. Pezzo numero 8, No Rats feat. Capo Plaza e Gue. Mi squilla l'iPhone, sono intrappolato dentro lo studio, postato all'angolo, se passa una volante io spingo, raggiungo l'occhio su sto piatto di spaghetti al tartufo. Che merda! Che base. Blinderanno per i cazzi.
Non voglio fare nomi, snitch, sparo, poi te miro. Dopo scelgo. Io voglio il Rex, addosso tanto oro, fatto scaccomatto. Non voglio Rex. Se mi chiami, non mi trovi. Sto bombando la tua donna su un letto di rovi. Oppure su un privato che ha atterrato a palmi. Oppure l'orenteggio che mangio shawarmi. Oggi musica tocca ai bambini come preti. Undertaker con occhio alla giugulare. Non voglio Rex. Ok. Anche se sto dormendo, non rischiare troppo nella calle, siamo più di 100. Insomma, e là però che cazzo, hai skinny fanno da manato. Grazie per gli 808 finali, mi hanno scombussolato il cervello, quel poco che c'ho, grazie Netskinny. Allora, stavo riflettendo, Capo Plaza. Non lo so, Capo Plaza non lo so. Inizialmente l'ho apprezzato il primo ritornello, poi il secondo mi ha fatto storcere un po' il naso, la strofa ci stava, ma non so, forse avrei preferito un Rez, Fit, Gue e basta. Per carità, ci stava Capo Plaza, però lui non mi ha detto particolarmente tanto, nonostante comunque non mi dispiace come cantante. Ho sicuramente preferito Noiz e Gue, anche loro, anzi, allora, in più Gue non ha detto più di tanto, ok, però anche lui è forte, come dice sempre Lazza, non dico un cazzo ma lo dico bene, e quindi ci posso stare. Poi Noiz che grattugia l'oppio sul piatto di spaghetti al tartufo, magari io eviterei, però non lo so, fai tu. Ma mi ha fatto spaccare le due barre, st'operazione delicata, serve sangue freddo, prima te sparo, poi te miro, dopo ci rifletto. Grande. Tutto sommato il pezzo è figo, Netskinny sta tirando fuori delle produzioni davvero niente male. E io posso solo che apprezzare, perché sempre di più sto apprezzando Noiz e questo tipo di rap un po' crudo, sto battendo quel limite che c'avevo nei primi pezzi, quindi siamo pronti a godere con la nona canzone che è Blister feat. Franco 126. La chitarrina? Non male. Tornerò domattina, non prima dell'alba. Questa notte, questa casa sembra quasi un'altra. Andiamo via, che ste strade non le sento più mie. Fammi sette padre nostro e tre ave Marie. Tu sei bella e triste, questa notte andrà tutto bene. Se la luna m'assiste. Il cavolo che balla nei suoi occhi. E camminiamo in sogni sui corridoi di questa notte. Senza fine, senza fine. Sono cresciuto senza limiti, pieno di lividi. Giura che non smetterai mai di sorridere. 9 di mattina attaccano gli operai. Anche prima. Questo libro senza fine. Sono stronzo anche stasera. La braccia della sigaretta sopra la tastiera. Che cazzo in questi sporchi giochi. Siamo fatti per sta merda, quindi è canna e gioco. Fuori da soli che vive così. Schiavi dal lunedì al venerdì. Lei ha il cavolo che balla nei corridoi di questa notte. Senza fine, senza fine. Bellissima la chitarra che accompagna fino alla fine del pezzo, e amo quando fanno queste melodie qui con la chitarra sotto, poi comunque ci mettono il beat sopra, però bella produzione anche qua Netskinny, madonna. Vista anche l'intervista che ha fatto insieme a Mace, sembrerebbe che non manca neanche tantissimo un altro disco di Netskinny, quindi siamo lì che attendiamo. Ho apprezzato da Dio il ritornello di Franco 126, che mi sapeva proprio da cantautorato, bello, mi è piaciuto moltissimo quell'animo lì, e mi piace tantissimo, sto notando un po' l'immaginario che racconta Noiz, lo racconta davvero bene, nel modo crudo e diretto e sincero anche, quindi sono contento che sto riuscendo ad apprezzare canzone dopo canzone sempre di più quello che è il suo stile, il suo modo di fare, di scrivere, di rappare. Sono testi davvero molto belli, ma ho bisogno di riascoltarmele più volte queste canzoni, perché non so, ci vedo tanti significati in mezzo alle barre, però piuttosto che dire una puttanata vorrei riascoltarmeli
pagli meglio, quindi ecco. Però Noiz, ti posso garantire che gli operai cominciano anche prima delle 9 della mattina. Io lavoro a tempo pieno in un'azienda di metalmeccanica e ti posso garantire, non faccio l'operaio, io lavoro in ufficio come videomaker, lasciamo perdere, però comunque ti posso garantire che gli operai cominciano molto molto prima. Poi tra l'altro, giusto mi permetto di dire una cosa, mi sembrava che parlasse di lavoro dentro questa traccia, ho avuto questo mezzo presentimento su un paio di tracce, a parte per gli operai, però per quello che ha detto dello schiavi dal lunedì al venerdì, non so, secondo me lì intendeva un po' il discorso del lavorare, che stai lavorando per i sogni di qualcun altro. Ci ho visto quella roba lì, però magari è una puttanata, devo rileggere e risentire soprattutto i testi, però molto bella questa canzone qua. Franco 126, sempre più approved. Pezzo numero 10, Dope Boy. Bello questo suono di vinile sotto, e la Madonna però, Una camicia sola ma me sta de Cristo. Parto prima dell'acquisto. Ciao ragazzi, per la strada non fa un cazzo. Bello. Sei sempre visti del pisto. Ami ragazza che se muore per i pezzi tuoi. E sei tutti noi, sei la nostra voce. Che ci serve questa merda per sopravvivere. Ci hai salvato dalla merda con queste rime. Bello. In questo gioco do la vita, voglio dopo. Nel locale la più figa vuole un top boy. Sai che c'è bro, che non ci ho pensato. Mi fa male se mi dicono te ci hai lasciato. No. Forza mi caso controllato, tutto regolare. Tutti bravi, sono nuovi avvisi giudiziari. Il sangue mio, saltano la fila. Brividini ragazzi, bellissima. Canzone più bella del disco questa, per me. Per me questa, per ora quantomeno, è la traccia più bella del disco. Mi sta facendo emozionare proprio il... Più che altro mi sto accorgendo anche sempre di più del senso di comunità che sento nei pezzi. Questa traccia su tutte è spettacolare, appunto, sentire questa cosa qua è davvero una cosa meravigliosa dal mio punto di vista, è davvero meravigliosa. Bellissimo immaginare l'immaginario che racconta in queste strofe di lui che torna a Roma e ribecca i vecchi amici, vecchie conoscenze, o comunque la gente che lo conosce, e gli dice: ti prego, fai altri dischi nuovi per sti ragazzi qua che non stanno facendo un cazzo in mezzo alla strada. Oppure la ragazza che muore per i suoi pezzi. Comunque tutto il senso di comunità che si respira dentro questa canzone qua è meraviglioso, davvero meraviglioso. Fa capire anche per certi aspetti quanto sono importanti certi cantanti, certi rapper per certe comunità e per certi posti. Ecco, mi sto anche pensando al fatto che la reaction dalle prime tre canzoni ad adesso sembra tutt'altra reaction. Io spero che certi commenti che potrebbero arrivare, perché potrebbero arrivare, non si siano fermati là. Mi toccherà mettere un disclaimer, perché mi dispiacerebbe, perché ora sto apprezzando tantissimo e sto comprendendo sempre di più, quindi ecco, sono salvo. No vabbè, per carità, ci sta che comunque uno non capisca, non apprezzi, soprattutto al primo ascolto, però devo dire che sono piuttosto sorpreso e contento anche di aver scoperto effettivamente un cantante che ho sempre un po' snobbato, un po' così, perché non mi ha mai detto chissà cosa. E questo è importante anche per voi, che probabilmente avrete lo stesso pregiudizio che avevo io in questo caso con altra gente nei confronti di altri cantanti, di altri rapper. Quindi se avete questi pregiudizi, ascoltate, è importante ascoltare. Quindi ecco, io spero che questo mio piccolo messaggio, nel mio piccolo, possa arrivarvi, perché è importante ragazzi, soprattutto all'educazione, all'ascolto, ok? Quindi fate tesoro di queste cose che vi sto dicendo per esperienza personale, in modo tutto onesto e sincero, ok? Bene, direi che possiamo passare alla prossima traccia, che è la numero 11 ed è Worst Way, feat. Cameron. Questo beat è particolare. Alzo gli occhi da terra, ho dormito anche troppo per i miei standard. Armi di Roma da quando esisteva Belliotto, sta scena, sono l'uomo nero, fondato l'impero sui San Pietrini, cavalli di ferro, sti motorini. Entro nel campo a gamba tesa, scorretto e corrotto. Il grande rischio è per questo che poi ti rispetta la gente. Bello. Mamma come scorrono sti cazzo di americani. Oggi per strada non torni, tutti cazzo dei giorni per gli uomini rinchiusi, quando che i soldi rimpiazzano i morti. Ah, oh.
ragazzi, vabbè, è inutile che io dica che sti stronzi degli americani hanno sta roba che gli scorre nelle vene da quando nascono. È fighissimo sentire sta roba. E ancora una volta, comunque, due bei vecchietti sul pezzo, ma che insegnano a fare sta roba a quelli più giovani. E questa roba qui, secondo me, i cantanti più giovani, quindi magari i nuovi rapper, secondo me, dovrebbero stare zitti e ascoltare cose del genere. Ascoltare chi lo sa fare davvero e imparare. Non fare gli sbruffoni e dire no, sono meglio io perché è roba moderna e sono più figo. Zitto e impara, ok? Lo dico anch'io lavorando dove lavoro, io me ne sto zitto e imparo quando mi insegnano qualcosa di nuovo, quando mi insegnano qualcosa che io comunque non so fare o comunque pensavo di saper fare, ma uno che ne sa di più viene da me e mi fa vedere come effettivamente si dovrebbe fare. Non so se avete capito il discorso, però quello che voglio dirvi è importante ascoltare, è importantissimo ascoltare e imparare da chi ne sa di più e che effettivamente ne sa, ma anche semplicemente l'ascoltare il come stanno sul beat, ok, il flow, come lo usano, non lo so, giusto da prendere ispirazione, cazzo, perché roba così ce n'è poca ormai, anche se devo dire che i pilastri della scena italiana ultimamente con i dischi hanno fatto un po' abbassare la crestina a qualcuno, niente, non ho altro, mi è giusto venuto fuori un discorso polemico per quanto riguarda sta canzone. Dai, procediamo, andiamo avanti che la reaction sta venendo bella lunga. Traccia numero 12, War Games. Ovunque corre tutta questa gente, vai dall'altra parte, oggi da parte. Ammai i tuoi nemici perché tirano fuori un po' meglio. Bello, giusto. Via vai, rogna in zona mia, omici. Sia mai, non vieni, butta un occhio fuori, gli angoli sto pieni. Sto perdi quando guardi troppo nell'abisso. Bello. Guerre tra ste gang senza mai un morto. Tagli le distanze, accorci il rapporto. Ma poi, tutti i guerre. Guerre tra ste gang senza mai un morto. Tra i miei suoni non parlare, sprechi il mio tempo. Sei una partita a scacchi e non lo stai capendo. Quando guardo nello specchio non c'ho più paura, furia cieca. Blair Witch, get old, dai rich. Che figo, cazzo. Non conosco, il video uccide più del like. Sta corto, vado all'inferno quando muoio. Te ce l'ho. Tutti con il Cristo mi protegge sopra la collana. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, io penso che queste barre qua si commentano da sole, ok? Nel ritornello c'è tutto, anzi nel pre-ritornello. Anzi, no, sì. No, è la stessa roba, ma sono stupido? Sì. Vabbè, comunque, nel ritornello c'è tutto, ragazzi. Non serve che io aggiunga altro, immagino. Ma mi piace proprio la sua fotta, lo sto apprezzando sempre di più. Cazzo, mannaggia a me che in questi anni io sempre lì a mettere da parte sta roba. Mamma mia. Però sono contento di averlo recuperato e grazie per avermi detto di fare tutto il disco. Bene così. È bene che io ci abbia fatto la reaction, perché sta roba qui io poi me la rivedo e dico sei un coglione. Bene, ok, la prossima traccia mi incuriosisce molto perché abbiamo il mio caro Chiavata Mamt. Traccia numero 13, Money Bags feat. Speranza. La sterrata con una valigetta al polso ammanettata. Porta di fiore le tombe fra soldati morti nell'aldilà. Voglio finire i miei giorni di gloria. Sono tutti fenomeni. Mangiare ostriche a cena dopo la mezza dei poveri. Ripio di soldi se money bags. Mary mi guiderà a flore no. Ripio di soldi se money bags. Mamma mia il beat. Sto money bag. Fiumi di sangue tra fortuna e tevere. 57 9 mili bag. Parlano di droghe da me sta fanno. Madonna Dio. Io fossi in certa gente mi nasconderei, ragazzi. Fossi in certa gente mi nasconderei, non neanche in un bunker, ancora più giù, perché sta roba qui è micidiale. Mamma mia, ragazzi, mi chiamo sempre più coglione per aver snobbato Noiz. Noiz, se mai starei guardando questo video, dimmi, sei un coglione. Ok, io ti dirò sì, scusami, ti verrò a pulire le scarpe, perché è quello che mi merito. Poi tra l'altro una barra, mangiare ostriche a cena dopo la mensa dei poveri. Così, messa lì. Molto molto bene, io andrei avanti. Sta roba qui si commenta da sola. Tanta roba comunque anche speranza, eh. Dai, Verano Zombie parte 3 feat. Gemello e Metal Carter. A tutti
pezzi di merda, ritornate all'ascolto. Zombie tornano in onda sopra il cazzo che blocco. Cruce decapita, Black Dahlia una folla di lapida. The clan is forever like Putin, stessa merda bruta. Davvero, checca la mia pena alle 18. Più gadget dello SWAT nel mio cazzo del giubbotto. Check out, però il mio cu sangue blu. Chi pensi che è tornato dalla cripta? Verano zombie, tutti gli occhi fanno a bomba e brilla. Ci prega, passa luce in questo mondo lato via. Nuvole scure, manto ghiacciato della strada. Hood, Robin Hood, Mel Brooks, ah, il cielo è nero. I lupi abbagliano la luna. Buona fortuna, c'è Mello, ti amo. Il mio cu da duce sempre fino alla morte. Mi tirano intorno ma non vengono mai sotto. Il collo non è suicidio, è omicidio. Non chiamare fastidio uno stilicidio. Freestyle ho l'escalation. Death metaller come malevolent creation. Non concepisco scelti torti, impazzisco. A te non ti spacco, secco ti seppellisco. Fino alla morte. Pazzesco. Pazzesco. Mamma, senti la schitarrata. Ma mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. La chitarra, ragazzi, io credo sia, a me viene da dire, lo strumento più bello che possa esistere, perché può dare anima a qualsiasi tipo di canzone, da una canzone triste e depressissima a una mega energica. È qualcosa di impressionante. Allora, ovviamente, purtroppo, potete immaginare che io non ho mai ascoltato Verano Zombie parte 1 e parte 2. Ok, e fin lì va bene, uccidetemi, d'accordo. Andrò a riascoltarmi gli altri, l'1 e il 2, ok? Però parlando di questo, rap, la potenza della base di Greg Willen, partendo da lui, che sentiamo essere capace anche in altro, e questo conferma il quanto sia forte. Partendo dalla base, appunto, dalla potenza della base, con un'aria western per certi aspetti. Non so se anche gli altri due avessero questo stile qui, però ripeto, parlo di questa per quello che ho sentito. Tutta quest'area western mi dava ancora più senso di crudezza per certi aspetti, perché l'immaginario western, se vogliamo prendere un po' i film per farla così stupida, è tutto uno spararsi, è tutta una guerra alla fine, tutto un stare lì pronti a sparare e a coppare quell'altro che sta facendo la stessa roba. Poi figo il fatto del merda truce sempre fino alla morte, il senso di comunità di un gruppo alla fine, di una crew, ok, non di una gang, di una crew, di un gruppo. Il senso di appartenenza così forte è meraviglioso da sentire, e non è fatto per finta, ma è più che altro, questi qui sono gruppi nati anni fa, quando c'erano anche dei valori saldi, dei valori di sangue, ok? Adesso lo è un po' meno, purtroppo, ma qui lo senti, ok? Ed è meraviglioso. Poi tra l'altro Gemello questa qui in pochi magari l'avranno percepita, però Robin Hood, Mel Brooks, ragazzi, è una citazione a Robin Hood, un uomo in calzamaglia di Mel Brooks, che è uno dei film più belli che io abbia mai visto. È un tipo di comicità che a me fa impazzire, è lo stile di film che più preferisco. Mel Brooks per me è qualcosa di fuori dal normale, che tra l'altro grande uomo, perché è ancora vivo dall'alto dei suoi 95 anni. Comunque, Gemello, solo per quella barra lì, ti giuro, vengo a pulire le scarpe pure a te. E poi niente, Metal Carter, fortissimo pure lui, non l'avevo mai ascoltato per ignoranza mia personale, però davvero stupito dalla potenza di un gruppo, ecco, era da tanto che non lo sentivo, figo davvero. Dai, andiamo verso la fine, traccia numero 15, Daytona 2000, feat. Rusty Kilo. In vetro alla finestra, che IRS, manco fossi agli arresti, manco fossi nato ieri, guarda questi, con le tasche che schioppano dei G-Star. Giorni senza fine, e il cammino sway, campo di sterminio, il mio dress code, patente, senza autoscuola. Io zio tu, aspetta il tuo turno. Uscita, mangio e sbotto nella cita, ho due sacchi di G, ieri lascio per mancia. Mi apre la porta all'entrata, si ricorda la faccia, tengo soldi a ventaglio, perché ho caldo. Ora si muove sul petto, il tipo si muove svelto, tutte cose in un giro di Rolex. Roberto sei in un giro di Rolex, usi 60 G di cookie dentro questa cazzo di Uzi. Voglio morire con l'oro al collo in mano, non si bang. Voglio morire con tutto l'oro addosso come i
palucci. Se non so leggere l'ora, ce l'ho al polso ma sta indietro di un'ora. Guardo la troia che è a fianco, mi chiedo chi gli dà cazzo. Mamma mia ragazzi, Night Skinny penso che qui abbia fatto la base, poi per gusto personale mio ovviamente, come sempre, la base più figa del disco. Ma poi io fotto con queste tracce qui che hanno la base che va veloce di sottofondo e loro che rappano con un tecnicismo da fare invidia. E le due cose che insieme, vi giuro, mi emozionano, mi fanno saltare per aria. Io non so se aggiungerla in playlist questa canzone qua, perché ce ne sono un altro paio che ero lì per metterle, dovrei risentirmele, ok? Però ecco, questa è papabile per entrarci perché mi ha fatto impazzire. Rusty Kilo fortissimo, e poi mi è piaciuta un botto quando nella strofa 3 hanno purtroppo non fatto un vero e proprio botta e risposta, perché quello sarebbe stato totale, un po' come hanno fatto recentemente Capo Plaza e Tedua, per intenderci. Quando due si scambiano le barre, secondo me è una delle cose più fighe che possono essere fatte in pezzi di rap, perché dà un animo e non lo so, in più. E poi è un featuring ancora più sentito, secondo me. Però insomma, ecco, bellissimo sto pezzo qua, davvero. Dai, concludiamo, andiamo veloci alla fine, che ormai insomma saranno passati 40 minuti di reaction, già lo so, si intende montata, perché ora sarò a più o meno un'ora e mezza, infatti un'ora e venti. Direi di chiudere perché è tardi. Traccia numero 16, Victory Lap, Prod Maze. Maze bastardo, mamma i sample ragazzi. Tu segui le mode ancora le vecchie banconote, sto sempre serie A, mica promettazina, manca un pezzo dalla tua fondina, fossi il peggio dei migliori dentro sto business. Mamma mia. Ultimo giro nel mio re, la classifica la fammi strada. Fuck Fimi. Ultimo giro nel mio re, Narcos no. Fuck Fimi. La chiude così. Ha deciso di chiuderla così, con una base di Cristo e con un pezzo di Cristo. Mace, sei un bastardo. Io non so se si possa dire l'ultima barra, no? Perché che poi l'ultima barra dell'ultima canzone, a parte vabbè quella che dovrebbe esserci ma nel vinile, ok? Però dire la classifica la famo in strada, fuck Fimi, in un disco che probabilmente finirà in quelle classifiche... Ha detto tutto. Pazzesco. Io vi ringrazio, non tanto per aver visto il video, ma per avermi fatto ascoltare il disco, perché grazie a voi se io mi sono deciso a farlo, quindi... Grazie. Sono davvero contento. Io spero che il video vi sia piaciuto comunque di per sé. Spero che comunque possa avervi lasciato qualcosa anche. Ci terrei. Perché sono contento di essermi sbugiardato da solo questa volta. Me lo merito. E questo è anche per farvi capire quanto i pregiudizi a volte siano pericolosi. Quindi ecco, dall'alto dei miei 21 anni, dalla mia esperienza, insomma, per quello che so e per quello che ho vissuto, io ora più che mai vi dico: ascoltate altri generi. Ascoltate anche chi vi fa un po' schifo, credete che vi faccia un po' schifo, che comunque non rientri nei vostri gusti. Prendeteci dentro, fidatevi, è un po' quello che sto facendo con i video sulla Drill, la 7Zoo e quella roba lì. È importante ascoltare anche quello che non siamo soliti ascoltare, per gusti personali o per nostri limiti o per pregiudizi che ci abbiamo. Quindi io ci tengo a darvi questo messaggio, a lasciarvi con questo messaggio qui. Prendetela come il consiglio di un amico, ok? Che alla fine è questo che mi piace fare nelle reaction. Quindi ecco, come se insomma stessimo parlando tra amici di un qualcosa di nuovo che è uscito, ed ecco. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che la reaction sia stata di vostro gradimento, sono contento e niente, posso solo lasciarvi ad un prossimo video. Ci vediamo, mi raccomando, statemi bene, vi voglio bene,